Ragazze, benvenuti a questo nuovo video del canale di Pia. Oggi parleremo di ashwagandha. Allora, tutte le piante meritano e generalmente noi trattiamo le piante in questo canale soltanto per quanto riguarda i loro benefici ai nostri capelli, per la cura dei nostri capelli e come utilizzarle in quanto rimedi per capelli secchi, sfibrati, spezzati, rotti, disidratati e quant'altro. Oggi però faremo una piccola eccezione per quanto riguarda la ashwagandha, perché questo frutto indiano, definito come ginseng invernale o ciliegia indiana, è particolarmente importante. I suoi benefici, come tutte le altre piante, vanno ovviamente al di là di quello che è semplicemente la cura dei capelli. Però è anche vero che fino a questo momento noi li abbiamo generalmente ignorati. Invece oggi faremo un'eccezione perché? Perché credo che siano troppo importanti per poter essere tralasciati. Allora, l'ashwagandha è un tonico innanzitutto, e questo significa che se fate sport, se vi allenate, se vi sentite stanchi e deboli, anziché ricorrere ai soliti integratori pieni di zucchero, potete ricorrere a integratori che siano a base di ashwagandha. E questo è il punto numero uno. Abbiamo un punto numero due, e questo sarebbe il fatto che l'ashwagandha migliora tantissimo e regola il nostro sistema nervoso, e questo è particolarmente importante. Allora, nella tradizione medicinale ayurvedica viene utilizzato anche come un antidepressivo. Ora, ovviamente non sto dicendo che l'ashwagandha cura una depressione clinica seria, e ovviamente per quello probabilmente avete bisogno di esperti, ma quello che sto dicendo è che l'ashwagandha può essere utilizzato come un potentissimo aiuto per quanto riguarda invece il tono dell'umore, e quindi regolare un umore basso, aiutarvi a calibrare la tensione, l'ansia che potete avere dallo stress, dal posto di lavoro e quant'altro. E è stato dimostrato, ragazze, che il 90% dei sintomi legati allo stress sono alleviati con l'uso dell'ashwagandha. Quindi mi raccomando, quando cercate degli integratori che vi possano dare un po' di energia, sia muscolare sia soprattutto mentale, utilizzate l'ashwagandha. L'ashwagandha è stato dimostrato anche regola il cortisolo e quindi riduce i livelli dello stress che avete in corpo e aiuta notevolmente la memoria. E quindi è particolarmente importante anche per questo motivo. Per gli uomini, invece, è stato dimostrato che l'ashwagandha ha anche degli effetti per quanto riguarda lo sperma, l'attività dello sperma. Quindi non mi soffermerò più di tanto sul fatto che l'ashwagandha può curare anche eczemi, psoriasi e altre problematiche, ma vi dirò, per riassumere in generale, che funziona come un antinfiammatorio, che funziona come un adattogeno per lo stress, e quindi usatelo, usatelo, usatelo. Per quanto riguarda i capelli, e quindi veniamo al nostro punto, dobbiamo tenere presente che, innanzitutto, avendo una funzione sul nostro sistema nervoso e quindi regolando le attività del nostro sistema nervoso, nonché riducendo i livelli del cortisolo, l'ashwagandha ha una potentissima azione sullo stress e su quelle che sono le cause dello stress. E come voi tutti sapete, una delle cause dello stress è sicuramente la perdita, una delle conseguenze dello stress è sicuramente la perdita dei capelli. E quindi l'ashwagandha viene utilizzato per l'appunto proprio contro la perdita dei capelli, moderata o anche intensa, e quindi per l'alopecia. Inoltre stimola la circolazione sanguigna, questo ovviamente aiuta alla formazione e alla rigenerazione del cuoio capelluto, e quindi rigenerazione di nuovi follicoli. L'ashwagandha è un elisir di lunga vita, ragazze, perché cura anche, tratta in maniera secondaria problemi che possono essere legati alla forfora. Questo perché? Perché noi sappiamo che la forfora è uno scalpo di Idratato, oppure addirittura un'infezione di natura fungina produce praticamente quella che è la perdita dei capelli, ma l'ashwagandha è anche utile sotto altri punti di vista. In particolar modo, vi dicevo,
per la forfora, ma anche per l'ingrigimento dei capelli. Quindi, se volete avere capelli sani, nutriti, scusate la coda del gatto che sta passando, se volete avere capelli sani, e nutriti, allora usate, l'ashwagandha. Questo elisir di lunga vita ve lo consiglio fortemente, perché appunto dà degli enormi, enormi benefici. Con l'ashwagandha potete fare sia delle tisane sia degli impacchi. Gli impacchi per quanto riguarda i capelli possono essere tenuti 15-20 minuti prima di risciacquare con uno shampoo, possono essere fatti con un po' di acqua calda, miele oppure aloe vera e vi raccomando appunto l'uso dell'ashwagandha in generale, sia nelle tisane sia negli impacchi per capelli. Detto questo, io e il gatto qui vi salutiamo, vi diamo appuntamento, al prossimo video, sperando che tutte queste informazioni vi possano essere utili. Se è così, iscrivetevi e commentate qui sotto. Va bene, ragazze, ci vediamo la prossima volta. Ciao!